la prima proposta ha a che fare con la realizzazione, la progettazione, la realizzazione di un osservatorio sulla telemedicina e l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo avviato con il PNRR, ma anche con altre iniziative, tutta una serie di attività che devono portare nel tempo allo sviluppo della medicina digitale da un lato e della telemedicina dall'altro. Su questo percorso ci si sta concentrando molto su quelle che sono ovviamente le cose da fare a livello di sistema, anzi prima abbiamo sentito a livello di Unione Europea, no? Immaginiamo centri di competenza, immaginiamo dei modelli che tendono ad omogeneizzare, a mettere assieme le esperienze di tutte, questo è ovviamente condivisibile. Quindi da un lato stiamo facendo linee di indirizzo, abbiamo avviato delle gare per poter fare in modo che ci sia una testa, un punto di arrivo su cui tutta questa telemedicina e tutta la medicina digitale dovrà progressivamente convergere. Tra gli obiettivi, diciamo, che ci si propone, anche questa è una cosa che abbiamo sentito prima, è anche la possibilità di utilizzare questa enorme quantità di dati che sarà messa a disposizione per sostenere i processi decisionali, tanto a livello di sistema, quindi processi decisionali di carattere strategico, sia anche processi decisionali che si devono sviluppare nel rapporto medico-paziente. Tutto questo peraltro è possibile se lo sviluppo della medicina digitale e della telemedicina si concretizza anche nelle aziende. Okay, perché questo flusso di dati che deve alimentare l'intelligenza artificiale parte dalle aziende. Vedete, questo è un aspetto di assoluto rilievo, non c'è solo la differenza tra stati membri dell'Unione Europea, c'è una differenza tra regioni a livello dell'Italia, c'è una differenza di aziende all'interno di ciascuna regione. Oggi penso, come è accaduto ieri e come accadrà domani, come accade tutti i giorni dell'anno, nella mia azienda, l'ASL Roma 2, si sono accesi i computer e stanno funzionando qualcosa come 300 applicativi diversi. Di questi una parte non parla con gli altri. D'accordo? Quindi se noi non immaginiamo anche un programma di lavoro, una progettualità che oltre a definire le caratteristiche del sistema a livello più alto, sia questa Unione Europea o lo Stato, lavora anche sulle aziende e le accompagna per sviluppare la telemedicina, il rischio è che ci troveremo con delle scatole vuote. L'esperienza del fascicolo sanitario elettronico, penso, almeno quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, è ancora, penso, nelle menti di tutti noi. Perché un osservatorio? Perché da un lato nelle aziende il PNRR, i finanziamenti che arriveranno, saranno un formidabile momento per spingere tutte le innovazioni tecnologiche che dobbiamo fare, ma c'è una componente che il PNRR non può comprimere, che è il change management all'interno delle aziende. Non è sufficiente introdurre la tecnologia, non è sufficiente avere un protocollo per avere la medicina digitale e per avere la telemedicina. Sono processi, ahimè, lunghi che richiedono anni di lavoro. Per poter lavorare in ambito di telemedicina, per poter fare un teleconsulto, è fondamentale che gli operatori fra loro, voglio dire, abbiano sviluppato un rapporto di fiducia, siano abituati a lavorare assieme. Oggi questo non accade ancora dappertutto, quindi ci sono delle sperimentazioni che hanno ovviamente prodotto degli impatti anche interessanti, ma non è una realtà diffusa in tutto il paese, per cui noi ci dobbiamo interrogare su come possiamo accelerare i tempi, cioè fare in modo che a fronte dell'investimento che è stato fatto, che sarà fatto con il PNRR per
colmare il gap dal punto di vista tecnologico, quindi per poter avere applicativi, per avere hardware, per avere quello che serve per poter fare telemedicina e medicina digitale, riusciamo anche ad accelerare i processi di change management all'interno delle aziende sanitarie. E uno dei punti è proprio l'idea di riuscire a realizzare un osservatorio. Un osservatorio è importante perché consente di censire le esperienze che si sono sviluppate in questi anni. Non dimentichiamoci che noi abbiamo incominciato in questo paese a parlare di telemedicina da oltre un decennio, perché le prime linee di indirizzo sono state elaborate nel 2010, sono state portate alla conferenza Stato-Regione nel 2012, poi c'è stato un percorso che ha portato alla loro approvazione, alla adozione di provvedimenti a livello di regioni italiane. Questo è stato un percorso che ci ha accompagnato fino al 2017-2018, però poi quando è arrivato il Covid la telemedicina, ci siamo accorti, non era proprio così diffusa, e quindi abbiamo bisogno di recuperare questo gap e dobbiamo lavorare anche sulle esperienze che si sono sviluppate. Dobbiamo un osservatorio ci consente anche di non disperdere, no? Questa importante esperienza, e ci consentirebbe anche di avere delle finestre aperte sulle esperienze internazionali di successo. Queste esperienze possono essere classificate in vario modo, adesso qui telemedicina, telemonitoraggio, medicina digitale, cyber security, e potrebbero essere classificate, valutate rispetto ai tempi di implementazione, ai costi, ai risultati che hanno prodotto, la possibilità di scalare, di replicare queste iniziative, dando a tutte le aziende la possibilità di navigare all'interno di questo osservatorio e di poter acquisire le esperienze che maggiormente sono adattabili alla propria realtà. L'idea quindi è quella di avere un soggetto istituzionale scientificamente riconosciuto che possa fare da punto di riferimento a livello nazionale, dove le aziende possono caricare le proprie esperienze sapendo che poi questo soggetto le andrà evidentemente a valutare. Sarebbe anche interessante ci fosse un minimo di riconoscimento e poi la parte sulle esperienze internazionali. Vado sulla seconda, rapidamente sulla seconda ipotesi, che è quella di integrare la parte sociale e la parte sanitaria. Sono state dette cose molto interessanti, il Mossone Paglia ovviamente è molto stimolante da questo punto di vista. Noi dobbiamo partire dal fatto che benessere e salute sono un binomio ormai inscindibile, dove il benessere è fatto da tante cose, ma soprattutto di relazioni, di famiglia. È giusto parlare poi, no, di fare in modo che le persone possano stare il più possibile laddove hanno sviluppato un sistema di relazione. Quando parliamo di salute dobbiamo pensare che l'accesso alle cure, la presa in carico, la continuità assistenziale sono i punti fondamentali che devono consentire poi di trovare un meccanismo di integrazione anche col tema del benessere. L'effetto, il combinato disposto, diciamo, del tema del benessere e del tema della salute ci ha portato tutti noi a dire, e poi questo è nel PNRR e anche nel DM del 77, domicilio come primo luogo di cura. Noi quindi ci siamo interrogati su come arrivare a casa delle persone. Abbiamo un modello che è fatto da centri di riferimento che sono tendenzialmente ad alta specializzazione, sono quelli ospedalieri. Abbiamo delle strutture di prossimità che sono le case della comunità, le case della salute, i nostri poliambulatori, e poi ovviamente il domicilio attraverso le abitazioni. Il modello con il quale noi normalmente approcciamo questo problema è un modello a silos, no? Quindi che distingue questi tre momenti come tre momenti separati, dove il paziente ruota e si sposta secondo le necessità che ha bisogno. La telemedicina ci offre una grandissima opportunità, cioè quello di rompere queste barriere orizzontalizzando la nostra attività, facendo in modo che le competenze possano arrivare dal punto di alta specializzazione al poliambulatorio, alla casa della comunità, fino ad arrivare al domicilio del paziente, così come ci aiuta anche la tecnologia, perché i processi di miniaturizzazione della tecnologia ci consentono di erogare sempre più prestazioni a casa del paziente. Ormai le ecografie RX a domicilio sono cose fattibili, ovviamente in telereferzazione. Su
logiche di questo genere noi stiamo lavorando, abbiamo, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli tecnici, abbiamo avviato un percorso che ci ha consentito di realizzare un ospedale virtuale fondamentalmente, abbiamo cominciato a lavorare con i pazienti più fragili, con la geriatria, ovviamente ci sono dei protocolli ben definiti che servono per gestire i pazienti, scegliere quelli che possono essere gestiti a domicilio in telemonitoraggio con il nostro diciamo professionista all'interno dell'ospedale, che a questo punto oltre a fare il giro visita nel reparto fisico può fare il giro visita nel reparto virtuale, poter vedere dalla centrale di monitoraggio qual è la situazione di un determinato paziente, quando i parametri sono fuori scala intervenire con una televisita e quindi attivare con la centrale operativa gli eventuali servizi di natura domiciliare. Non vi voglio ovviamente tormentare con i criteri che utilizziamo per decidere se un paziente può essere o meno monitorato a domicilio con queste tecnologie. Quello che a noi interessa è che questo binomio si può incominciare a sviluppare. È chiaro che l'azienda sanitaria può arrivare fino ad un certo punto, cioè può portare il tema della salute fino al domicilio del paziente, ma quello di cui ha bisogno la persona, non solo il paziente, è anche quello dell'assistenza di natura sociale, cioè il fabbisogno di quella persona che prima faceva vedere Sergio non è solo di natura sanitaria, è in gran parte un bisogno di natura sociale. Questo non sempre noi riusciamo a gestirlo, abbiamo bisogno di passare dal concetto di benessere e salute, di benessere e approccio sociosanitario integrato. Su questo dobbiamo rompere le barriere che esistono ancora oggi tra parte sociale e parte sanitaria, e a mio giudizio è opportuno cominciare ad immaginare una serie di iniziative pilote che ci aiutino a intervenire su alcuni punti che servono per arrivare a quell'obiettivo. Il primo è quello di definire percorsi, dei piani di cura o dei piani di assistenza o socioassistenziali individuali della persona, che siano la sintesi di tutte le attività che quella persona deve fare per gli aspetti di natura sanitaria e per gli aspetti di natura sociale. Per poter fare questo, sempre attraverso un progetto pilota, abbiamo bisogno di definire i percorsi assistenziali e i percorsi sociali. Guardate, prima parliamo tanto di PDTA, chiudo subito, quando parliamo di PDTA, percorso diagnostico terapeutico assistenziale, in realtà voi andateli a vedere, nel nostro paese sono tutti percorsi diagnostico terapeutici, la dell'assistenziale manca. E quindi manca perché manca un nomenclatore delle attività assistenziali, così come manca un nomenclatore delle attività sociali, e solo attraverso la definizione di un nomenclatore nazionale abbiamo la possibilità finalmente di poter definire anche questa componente dei percorsi clinico, dei percorsi che devono fare le persone, dei piani di salute e benessere, potremmo chiamarli, delle persone. Abbiamo bisogno di capire quali sono i nodi della rete, perché qualcuno deve fare da playmaker, deve poter gestire questi piani individuali, altrimenti se più persone intervengono sullo stesso piano diventa difficile sicuramente la gestione. Abbiamo bisogno di sviluppare una piattaforma digitale interoperabile, perché comune che gestisce il sociale usa piattaforme digitali diverse dalla sanità che usa la parte sanitaria, e poi abbiamo bisogno di tanta, tanta, tanta formazione. Grazie al dottor Giorgio Casati, direttore della ASL.